Interessanti e partecipate le quattro giornate di eventi organizzate dall'Associazione Vivi il tuo quartiere Colle dell'Orso, Onlus, a Campobasso e rientranti nel progetto L'Orto della Buona Vita, coltivando cultura, salute, sport, tradizione e solidarietà. Dopo l'interessante convegno di sabato e l'inaugurazione del Dog Park e la finale regionale della gara itinerante di karaoke, anche domenica scorsa è iniziata una giornata degna di attenzione con un convegno presso la sede dell'associazione in via Calabria. Il convegno, moderato dalla dottoressa Maria Letizia Maselli, ha registrato gli interventi del professor Marco Condidorio, componente della direzione nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, che ha relazionato sul tema accessibilità e fruibilità degli ambienti esterni per le persone in situazione di minorazione visiva, mobilità e autonomia attraverso mappe mentali. E il veterinario Vassalotti, rappresentante della FIDASC regionale, che ha relazionato sul tema Un cane per amico, insegnare all'uomo come diventare il migliore amico del cane, legato all'inaugurazione del Dog Park di sabato. Dopo la presentazione delle numerose discipline sportive e artistiche praticate dall'associazione, gli eventi sono continuati nel pomeriggio con l'inaugurazione dell'Orto di Ena, un percorso sensoriale unito alla tecnologia informatica, anche dai ciechi e dagli ipovedenti alla riscoperta delle cultivar autoctone del Molise. In seguito il teatro nel pomeriggio, poi la serata è proseguita con l'ospitata dello chef Stefano Rufo, campione nazionale della Prova del Cuoco 2017, del programma di Rai 1 condotto dalla Clerici nella sfida Il Campanile, a cui Stefano ha sbaragliato con le sue ricette tutte le altre regioni italiane. Importante il riconoscimento conseguito da Rufo di ambasciatore della cucina molisana nel mondo, un'investitura proposta dal consigliere regionale con delega alla cultura Nico Ioffredi e sublimata domenica attraverso una targa di cordo da parte del presidente dell'associazione, Salvatore Molinaro. Allora, caro Stefano, benvenuto. Grazie a tutti, grazie per avermi invitato per questa serata, mi ha dato piacere. E ringrazio soprattutto la presenza dell'assessore e dell'associazione. Allora, per conto dell'associazione nostra, il nostro presidente dov'è? Salvatore? Il nostro presidente Salvatore Molinaro per l'associazione Vivi il tuo quartiere Colle dell'Orso. La nostra presidentessa, che è adesso impegnata per i nostri soci, Franca Patanè, che ci raggiunge immediatamente, che è carina. Allora, diamo questo piccolo premio al nostro gruppo tramite l'assessore. L'assessore, il consigliere. Allora, insignito ambasciatore del mondo della cucina molisana dal consigliere con delega alla cultura. Sopra è raffigurato, visto che lega con il nostro pensiero dell'uomo molisano, della sua cultura molisana, questa è una figura stilizzata dell'Ercole di Trivento. L'Ercole di Trivento, che è un reperto archeologico che hanno trovato in quelle terre, e rappresenta l'Ercole con la pelle del leone con la clava in mano. Quindi per il momento ringraziamo Stefano, perché intanto si prepara per fare delle cose, come ho detto prima, la presentazione, e lasciamo la parola all'assessore. Grazie Stefano. Intanto vi ringrazio molto, perché è sempre un onore incontrare Stefano, perché lui davvero, più che l'Ercole, ha fatto la figura del Davide contro Golia, perché ha vinto nelle trasmissioni su Rai 1 contro regioni, Emilia Romagna, insomma regioni che fanno milioni di abitanti, e di solito si sa come vanno i
televoti, e invece insomma è stato bravo, ha saputo coinvolgere, ha saputo catturare l'attenzione, ha saputo naturalmente cucinare cose buonissime, e vedere il Molise sul tetto dell'Italia è stata una soddisfazione credo per tutti, insomma. E volevo soltanto fare un'altra annotazione, se mi permettete proprio un minuto. Mi fa molto piacere che i ragazzi della, adesso sono spariti tutti, della compagnia teatrale vogliano fare uno spettacolo dedicato a Falcone e Borsellino o comunque contro le mafie. Lo dico perché in un territorio come il nostro, che è fondamentalmente libero da certi fenomeni, per fortuna, avere una sensibilità nei confronti di questi brutti fenomeni che purtroppo ci rendono famosi negativamente nel mondo è un fatto estremamente importante. È ancora più importante quando questa sensibilità viene manifestata non soltanto da una compagnia teatrale in un'associazione di quartiere, perché l'anno scorso la scuola Pontini ha piantato un albero nel suo giardino dedicato a Giovanni Falcone, e perché l'anno prossimo il comune di Pietracupa inaugurerà una statua alla memoria di Falcone e Borsellino. Quindi per fortuna noi siamo sensibili a certi argomenti, ci sforziamo di far conoscere ai nostri ragazzi questa pagina triste della storia dell'Italia, e come dire, formiamo i nostri anticorpi, perché qui non succeda mai. Grazie, ringrazio il consigliere vivamente, anche perché è anche nostro socio dell'associazione, perciò anche votato. Adesso passo la parola al nostro presidente. Innanzitutto sono contento della presenza dell'assessore, e mi accorgo sempre di più che è un piccolo partire con vi auguro un buon proseguimento. Buonasera a tutti. Ringraziamo Stefano per aver fatto una corsa. Allora, cominciamo. Cosa dobbiamo fare? Allora, vi farò in diretta questo tortino, che è il tortino Belvedere, che è il tortino della mia locanda, che è una rivisitazione della mia torta Belvedere. Come si suol dire, io me la canto e io me la suono. Prima nasceva con mele, noci e scaglie di cioccolato fatta con burro. Adesso l'ho modificata e farò questo tortino con mele, nocciole tostate, olio extravergine d'oliva, scaglie di cioccolato, farina integrale e miele. Iniziamo subito con prendere la nostra mela. Faremo una ricetta per 4 persone, per voi. Sbucciamo la nostra mela levando accuratamente il tutto. Ok, questa è la parte iniziale, così ci avvantaggiamo poi la ricetta. Abbiamo bene le parti, spacchiamo a metà. Intanto che tu tagli, stamattina, no anzi al convegno di ieri, abbiamo fatto una bella carrellata di mele varie del Molise con il nostro agronomo dottor Tanno, abbiamo visto le varie varietà che abbiamo messo nel nostro orto conservativo, sai? Sì, lo so, ecco perché abbiamo scelto di fare questo dolce questa sera con le mele, appunto perché mi avevate detto di usare le mele per questa ricetta. Comunque, una volta sbucciata la mela, andremo a tagliare la nostra mela in piccoli quadrettini, che poi bagneremo con il succo di limone per far sì che non si ossidi. Ok. Qui, perfetto, tagliata la nostra mela, la teniamo qui da parte. Nel frattempo spacchiamo il limone a metà, prendiamo il nostro spremiagrumi e spremiamo il limone. Ok, che profumino. Inizia già a sentire qualcosa? Il limone. Ok. Perfetto. Irroriamo bene la mela. E
questa la teniamo da parte. È una mela che ci servirà per il tortino, il nostro tortino. A parte prendiamo una boule e rompiamo un uovo che ci basta per la nostra ricetta. Insieme all'uovo mettiamo 50 g di zucchero semolato e una volta si usava la forchetta, logicamente non devo insegnare io queste cose a voi, essendo tutte donne belle mature. Mature. Mature di esperienza. Certo. Rimanendo a tema di mela. Allora, una volta si usava la forchetta, come vi dico, quei ribbi della forchetta, poi è passato la frusta, poi sempre per comodità al mixer. E adesso, cosa santa, in cucina usiamo la planetaria. Cosa che non consiglio di usare a casa, alle mamme, quando con loro ci sono i figli, e lasciare questa operazione manuale ai figli, perché è molto importante che siano presenti in queste operazioni che vanno pian piano scomparendo, ed è un peccato, sempre di più perché le donne, le mamme, non vogliono che si sporchi la cucina. Cosa santa, cosa sbagliatissima, perché è importante approcciare i ragazzi a quest'arte. Infatti io le prime volte che ho iniziato a pasticciare in cucina era appunto nella cucina di casa, e le prime operazioni che facevo era reggere il mixer a mamma. Allora, adesso montiamo il composto a neve. Abbiamo usato un uovo, vi ricordo, intero, sia tuorlo che albume, 50 g di zucchero semolato, al quale poi dopo, una volta che è ben montato il composto, aggiungeremo 25 g di latte intero. Continuiamo sempre a sbattere, logicamente a mano, perché non abbiamo la planetaria in questo caso. State prendendo appunti? Poi aggiungiamo 50 g di olio extravergine di oliva, che questa... Opla. Ho fatto qualche scherzo? Nel chiudere il barattolo, vabbè, fa parte della diretta. Aggiungiamo l'olio extravergine d'oliva al nostro composto, continuiamo sempre a sbattere. Stavo dicendo, questa è la particolarità della torta. La mia torta a Belvedere prevedeva il burro, che poi è stata alleggerita, perché adesso si usa tanto alleggerire le cose, con l'olio extravergine di oliva. Continuiamo sempre a montare bene il composto. Poi aggiungiamo 50 g di farina 00, setacciata precedentemente. Poi aggiungiamo ancora la parte sempre particolare della ricetta, che è andata a sostituire la vecchia ricetta, 25 g di farina integrale, sempre di grano tenero, con tutta la crusca. E si inizia a vedere il composto. Poi aggiungiamo ancora 40 g di nocciole, ne lasciamo 3 che andremo a mettere poi nel composto per trovarle intere, per dare un'altra consistenza nella masticazione, e qualcuna l'abbiamo sminuzzata. Continuiamo sempre a girare. La
abbiamo anche dello zucchero, in questo caso animale, abbiamo scelto anche 20 grammi di miele di castagno. 20 grammi li prendi col cucchiaio? Sì, un cucchiaio, sì, da tavola pesa 20 grammi. Continuiamo sempre a girare bene il nostro composto, al quale aggiungeremo un pizzico di sale anche. Stiamo per ultimare la ricetta, aggiungiamo le mele. Poi aggiungiamo il nostro cioccolato fondente che ho scelto di mettere nella ricetta, ho preso un 90%. Sminuzziamo finemente. Aggiungiamo sempre al nostro impasto il cioccolato fondente al 90%. In questo caso ho scelto un'azienda sempre molisana, Papa. E per finire, prima di infornare, del lievito vanigliato, così anche con sé la vaniglia. Una volta pronto l'impasto, pronto l'impasto, prendiamo i nostri tortini. Precedentemente si faceva con del burro squagliato e della farina, adesso per comodità si usa un distaccante. Sì. Sì, è vegetale. Una magia. Non mai odore. Abbiamo imburrato i nostri stampini. Importante fare bene questa operazione. Io farei un applauso già solo per il lavoro fino a qua, poi ne facciamo un altro ancora più grande. Ok. Vuoi passare a farlo vedere vicino? Che cosa? Vuoi far vedere l'impasto? L'impasto? Sì. Bello, è morbido. Sì, sì, morbido. E poi non riempire molto quei cosetti, no? No, tre quarti vengono riempiti perché poi comunque con la lievitazione e la cottura nel forno cresceranno e sborderanno, poi vi farò vedere il risultato. Vi farò vedere il risultato finale. Ma torniamo dietro il banco. Allora, vi insegno qualche trucchetto, una brocca, una sacca da pasticciere infilata dentro, non serve che una persona lo regge. E vi aiuta nell'operazione, visto che è sempre più difficile reperire manovalanza in cucina, o no signore? Però se vi fate aiutare dai nipoti o dai figli, ce l'avete, non avendo paura che vi sporchino la cucina. Ecco l'impasto, l'abbiamo messo dentro la nostra sacca da pasticciere. Sì, giriamo per bloccarlo tutto dentro.
facciamo un leggero taglio nella punta. E poi riempiamo i nostri tortini. Allora, visto che i pezzetti della mela sono più grandi, facciamo un taglio un po' più grande, così non abbiamo problemi. Come vi dicevo prima, questo ripieno serve per fare 4 tortini. Riempiti a 3/4, come diceva la signora, perché logicamente poi in cottura crescono. Mettiamo una nocciolina sopra che ci servirà per decorazione. Il nostro tortino Belvedere è pronto. Come si usa fare in televisione, il tortino adesso gireremo le spalle, lo inforniamo e per magia lo ritiriamo fuori dal forno, ecco pronto il tortino. Il nostro tortino... È un muffin. Sì, è tipo un muffin, bravissima signora. Un muffin. Odora, appena sfornato, si sente? Si sente che è appena sfornato? Sì, si sente, si sente. È caldo, eh? È caldo, scotta. Ma no, come no? Come no? Dietro, signora. Scotta, attenzione, lo provi a toccare. Lo provi a toccare. Attenzione, attenzione, attenzione. Diamo la mano. E come per magia, provvediamo all'impiattamento del nostro tortino. Ho scelto di servirlo con una crema alleggerita alla sambuca, dei frutti di bosco, un topping all'amaretto e uno yogurt con della menta. Questo è il nostro tortino che vi faremo degustare però dopo la cena. Vi teniamo, tiene presente la televisione che fa quando manda la pubblicità? Suspense. Un grandissimo applauso. Questa è una sorpresa che ha voluto farci il nostro Stefano Rufo. Mi trovi un po'? Mi trovi? Sì, sì. La signora aveva fatto una domanda se riusciva la mela dopo. Sì, dopo va a rifinire sulla pianta. Posso vedere? Oh, io, permettete? Che... Ma lui si è un po' gasato perché ieri ha fatto il presidente di giuria del karaoke, allora mo è giudice. Io sono giudice, devo dire che la presentazione, te la faccio un po' alla Bastianic, è veramente una cosa bella. Sembra un po' qualcosa di strano, però penso che sia buono. Devo assaggiarla, devo assaggiarla. Grazie. Va bene. Una forchetta gliela procuriamo. Una forchetta? Forchetta? Una forchetta subito. Se la deve procurare da solo, mi sa. Che è la cosa migliore, quando le cose te le fai da solo è sicuro che escono. Allora, vi è piaciuta questa sorpresa che ci ha fatto il nostro Stefano? Ecco, ecco, ecco. Faccio in diretta. Cioè, io come sto? Che ho visto, ho sentito l'odore del limone, della crema, e mo mangiano sotto il mio naso. Grande applauso, veramente. Grazie, proseguiamo. Intanto noi entriamo dentro, dietro, chiudiamo il sipario, va che è meglio. Colazione da tizio.